sono venuto apposta qui a fare la, come dire, la prima riunione operativa, la prima visita fuori sede in una struttura, perché avevo largamente annunciato in campagna elettorale che questa la considero la vera la principale emergenza della nostra regione. Penso che quando ci sono ancora migliaia di persone fuori dalle loro case a 2 anni di distanza dal terremoto, bisogna assolutamente cambiare passo. Quindi ho preso contatto con gli uffici, ci siamo confrontati, è stata una riunione di lavoro e adesso inizieremo a fare questo lavoro per sbloccare questi uffici e per metterli nella condizione di poter rispondere alle esigenze primarie dei cittadini, che è quella di rientrare nelle loro case e di poter restaurare i loro edifici. Che numeri ha visto? Numeri impietosi comunque, fino adesso si è fatto veramente ben poco. Sì, i numeri sono impietosi fino alla fine del 2018, c'è stato un primo cambio di passo che gli uffici attualmente ci hanno, come dire, riferito, ci riferiscono che dalla prossima settimana, intorno alla prossima settimana, azzereremo i ritardi nei pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori, perché qui c'erano anche la condizione assurda di imprese che lavorano per lo Stato e poi falliscono o vanno in grave sofferenza perché non vengono pagate. Questo, diciamo, è un ritardo che si sta recuperando e adesso misureremo se a regime, dopo questo magari sforzo di recupero dei ritardi, a regime la macchina è in grado di reggere. Domani c'è un tavolo tecnico a Roma tra le varie strutture che prelude poi a quello politico, dove mi confronterò con i presidenti delle altre regioni. Ci sono state date indicazioni e suggerimenti su come riorganizzare questo ufficio, perché qui il danno vero è stato fatto quando la precedente amministrazione ha scelto il modello Emilia per la ricostruzione, invece che scegliere il modello che avevamo in casa, che era quello della ricostruzione aquilana del 2009, che con tutti i suoi limiti aveva comunque funzionato in confronto a meraviglia. E quindi questo ritardo che si è accumulato purtroppo lo continueremo a pagare, e il compito nostro adesso è non piangerci addosso e evitare di fare solo lo scaricabarile su chi ci ha preceduto. Ora dobbiamo mettere in campo le nostre capacità, le nostre risorse, e se dove possibile correggere questi modelli. C'è ancora un'attività da fare anche a livello legislativo, attendiamo un decreto legge su Catania, all'interno del quale il sottosegretario Grimi ha annunciato proposte di emendamenti da parte del governo, che sono state concordate qui con i tavoli tecnici e che noi ovviamente sosterremo e chiederemo di sostenere in Parlamento. Non ci siamo dati una data, ora ci aggiorneremo ad horas, insomma, a secondo delle esigenze, e soprattutto domani ci sentiremo per capire che cosa è accaduto intanto nel tavolo tecnico di confronto, se sono stati fatti passi in avanti, se ci sono novità. La Conferenza Quaresimale presuppone una delega in particolare in questo settore? No, chi è eletto in consiglio regionale, se mi vuole accompagnare negli incontri con gli uffici, lo può fare. Oggi Quaresimale era, come tutti, avvisato di questo incontro, ha ritenuto di dover essere presente, anche perché come sindaco di un paese del cratere aveva anche avuto larga esperienza diretta del tema, e quindi mi ha fatto piacere la sua presenza, ma vale come quella di chiunque altro nelle sue condizioni. Ci sono già dei potenziamenti in atto e seguiremo questo processo. Naturalmente più risorse riusciamo a ottenere, meglio riusciremo a dotare anche il personale.